Allora, mister, c'erano diverse assenze alla vigilia di questa partita, partita importantissima, un po' di fortuna probabilmente alla fine, però l'ipoteca sul primo posto finale l'avete messa. Perché fortuna? Credo che abbiamo dimostrato una grande squadra, un grande gruppo. Chi ha ipoteticamente sostituito i presunti titolari hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia, hanno dimostrato voglia di essere in questo gruppo, di far parte di questo gruppo. Io credo che poi alla fine ci poteva stare forse la pecca, però ripeto, esageriamo. È andato bene così, va bene 2-2, sono contento per la squadra, per i ragazzi e per il futuro del nostro progetto. Cosa ha detto ai ragazzi alla fine del primo tempo, negli spogliatoi? No, niente, ho detto solamente di essere più concreti, più vogliosi, più determinati, perché l'ho visti, abbiamo preso gol allo scadere del primo tempo, l'ho visto un po' abbattuti e ho dato solamente incoraggiamento, niente di più, ho detto solamente che siamo in condizione di affrontare chiunque alla pari. L'ingresso di Vaccaro nel secondo tempo ha dato vivacità a questo settore di sinistra, una chiave importante comunque. Sì, alla fine. Ha detto bene, una chiave di lettura importante dove abbiamo avuto questo ragazzo che da poco si è aggregato con noi, ha dimostrato prontezza, attenzione e voglia, che a quanto pare vuole anche lui conquistarsi un posto. Senta, mister, l'autogol di Loiacono alla fine ha chiuso la partita in pareggio e quindi avete ipotecato, come detto, il primo posto, perché la prossima settimana in ogni caso c'è un altro scontro. E in caso di vittoria, a quanti campionati sarà arrivato lei come vittoria, diciamo, come che adesso primi posti? Come matematica credo che adesso siamo primi. Credo che se non sono un po' stolido, credo 23-24 campionati che ho vinto, di gironi, non parliamo di campionati perché i campionati sono quando raggiungi il titolo regionale, però i gironi tra primo e secondo posto sono 25 anni, non so, forse sono fatto troppo vecchio, può essere. Ha vinto uno scudetto qualche anno fa, qual è stato l'emozione più grande in questa sua cavalcata personale? Al di là dello scudetto, perché... No, oltre allo scudetto, 2 anni fa abbiamo fatto una grande impresa arrivando al titolo nazionale con una squadra sotto età e credo che nella storia del calcio forse siamo stati i primi e gli unici fino adesso. E credo che il lavoro, dico sempre, voi mi conoscete, dico sempre le solite parole, lavoro, sacrificio, applicazione e determinazione, questo è il nostro motto. La classifica finale rispecchia, secondo lei, fino a questo momento, i valori che si sono visti quest'anno, o anche al di là di Sport Village e Fincantieri ha visto qualche altra formazione che avrebbe meritato di più o che ha espresso il gioco migliore? No, credo che le quattro, senza nulla togliere alle altre, credo che le prime quattro hanno dimostrato il loro valore. Poi magari sono episodi che magari qualche partita è scivolata in fase negativa e magari qualche altra ha avuto più continuità nei risultati. Però credo che tutte e quattro squadre fino adesso stanno rispecchiando un grosso valore. Ed è peccato che alla fine di queste quattro ne passano solamente due. Peccato per il calcio siciliano, perché credo che questo nostro credo che è un girone abbastanza forte. Ultima cosa, mancavano alcuni elementi fondamentali, citiamo soltanto Pecoraro e Favarotta, oggi recupereranno per la fase finale. Mancavano, no? L'ho detto pure io alla vigilia della partita, mancavano. Oggi devo dire che non mancava nessuno, perché sennò offendo chi ha giocato a posto loro, quindi non è giusto, non è corretto. Credo che tutti hanno dimostrato valore, attaccamento alla squadra. Questa è la dimostrazione di un grande gruppo. Qual è stata la più bella sorpresa oggi a proposito di questo gruppo e dei giocatori che hanno potuto giocare di meno? Ho visto grande applicazione da parte di tutti, la voglia di dimostrarmi a me che vogliono far parte della rosa e vogliono far parte di giocare la domenica. C'è qualche ragazzo della sorpresa in positivo? No, credo che tutti hanno dato il massimo, hanno creduto nelle qualità, nelle potenzialità, hanno ascoltato alla lettera tutto quello che gli ho detto e alla fine io credo che abbiamo visto per i pochi presenti una buona partita, anzi no, una partita bella, spigolosa, tosta, decisa, e faccio dei complimenti anche al signor arbitro che alla fine da solo non è facile dirigere questa partita.